perché sul punto proprio sulla parte di quello che sta avvenendo, cioè che lo Stato riconosce a questo tipo di funzione, tipo rispettivo di bilancio, noi abbiamo un problema serio, che qua guardo le ragazze di Italia del futuro, quando noi parliamo di queste cose, parliamo di rivendicazioni, se non si risolvono questi problemi, poi è difficile far fare operazioni sulle comunità locali. Dobbiamo innanzitutto agire a monte per poter poi avere risultati a valle, se no ci andiamo in blocco, di giù la notte, ma ne parleremo. Yeah.
tampone, misure di tassazione, misure vessatorie, senza un quadro strategico. E allora non possiamo dire che la stessa comunità europea, cioè ci sta dando la trappiana quanto noi, perché non facciamo le stesse cose che fanno gli altri? E quindi dobbiamo fare sempre i conti con questa nostra incapacità di programmare, di pianificare, ma di lavorare sempre sulle emergenze, sempre sulle varianti, e insomma c'è questa metodica che va cambiata. Io questo auspico da questi positivi movimenti giovanili di Friday for Future, perché devono rendersi conto che c'è strada da fare e devono dare anche indicazioni, non solo chiedere, dare indicazioni. Allora faccio solo questo esempio: io sto seguendo questo progetto dell'Urban Innovation della Comunità Europea, che è fatta proprio sull'inquinamento dell'aria, Air Quality, un progetto che ci vede insieme il comune di Portici, l'unico in Italia, che si è aggiudicato insieme ai comuni di Ostrava, di Breda, di Helsinki, non mi ricordo l'altro, e di Marsiglia. Marsiglia come città metropolitana, gli altri comuni quindi siamo da una scala di 1.800.000 abitanti di Marsiglia fino ai 55.000 di Portici, quindi abbiamo una scala diversificata, 600.000, 800.000 eccetera, dove però la capacità di questi di Bruxelles è stata quella di individuare settori diversi. Cioè, Ostrava deriva il problema delle miniere di carbone, quindi l'inquinamento atmosferico dovuto fondamentalmente ai rilasci del carbone. Marsiglia tiene un problema di disordine nei trasporti, la Breda tiene un problema sull'inquinamento da riscaldamento domestico, un altro tiene un problema delle industrie. Quindi Portici tiene peculiarmente il problema del traffico e della densità abitativa, stiamo parlando di densità unica al mondo, quasi paragonabile a quelli dei paesi asiatici, eccetera. Quindi che cosa significa? Io sto capendo già da qui, perciò invito soprattutto i giovani a guardare all'Europa con un occhio sempre più attento, perché veramente ci sono rivoluzioni culturali in atto che registrano la distanza che noi abbiamo da loro, ci fanno registrare e quindi ci dicono cosa dobbiamo colmare e come dobbiamo raggiungere. Allora, questa diversità mi porta a dire: ma noi abbiamo fatto un'analisi chiara di qual è la causa scatenante del nostro inquinamento? Io non la so, perché chiaramente dirò riscaldamenti, trasporti, questo e quello. Allora, anche la capacità di declinare il peso ponderale di ciascuna causa ti porta a trovare delle soluzioni, perché tu devi avere una matrice parziale di quello quali sono i problemi, altrimenti le ricette non le sappiamo, se non si trovano nella letteratura. Se ci dobbiamo calare nella realtà, noi dobbiamo avere un patrimonio di verde, ma in che stato sta? Come lo manuteniamo? Perché se io vengo dal fatto che abbiamo abbattuto più alberi in questi ultimi anni che di qualcuno, allora di che dico? Cioè, io dico, vogliamo fare altri alberi, ma noi intanto li abbiamo dovuti abbattere. Allora prendiamo una metodica della conservazione, soprattutto se stiamo pensando di voler piantumare alberi piccoli, perché non credo che possiamo essere davanti ai grandi trapianti, perché non sappiamo mai dove stanno i nidi di questi grandi trapianti. Cioè, giusto è rimasto qualcosa per appunto il verde estetico dei grandi parchi, diciamo, delle regge o di Capodimonte e quant'altro. Quindi noi dobbiamo pensare a villaggi di piante che devono crescere, e chi li mantiene e qual è il progetto, eccetera eccetera. Quindi mettiamo sul tappeto queste cose in maniera molto scientifica e molto, diciamo, al di fuori delle ideologie, perché solo questo ci vuole. E l'ultima cosa che vi dico, quindi mettere a confronto, lì stiamo facendo un progetto con Enea, l'Università di Agraria, l'Università dei Trasporti, la Facoltà di Ingegneria per i Trasporti, eccetera. Mettendo insieme queste cose, noi stiamo capendo la necessità dei modelli del vento, perché indubbiamente se non si fa un'analisi di come agisce l'inquinamento atmosferico rispetto alla geomorfologia del luogo e rispetto alla conformazione urbanistica, perché io posso avere un corridoio con la doppia cortina muraria che ovviamente mi fa una fossa di inquinamento, se invece ho un lato costruito e l'altro libero o parzialmente libero, io ho degli sfoghi continui, cioè ho la vicinanza al mare, è una cosa, se sto in una zona di pianura diversa. Quindi cerchiamo di calarci nella realtà effettiva con modelli scientifici del vento, modelli scientifici del traffico, modelli scientifici
della piantumazione, quindi come le specie che vanno, le sinergie tra le specie, la componente faunistica con quella floristica, insomma c'è bisogno di un'analisi attenta. Terzo punto, e qua voglio chiudere, la questione della partecipazione dei cittadini. Noi in questo progetto di Portici come Lega Ambiente siamo stati selezionati solo perché garantiamo la partecipazione dei cittadini. Allora ragazzi, oggi senza indagini sociologiche serie non si va da nessuna parte, perché anche se cosa dovrebbe fare una domanda, i cittadini cosa pensano? Ma come fa a sapere i cittadini cosa pensano? Perché io ho visto che i cittadini di Napoli vogliono l'abbattimento degli alberi, se volessi. Quindi voglio dire, la cittadinanza non è né formata né informata né diciamo sensibilizzata, per cui ti trovi il sentito dire per strada quello che vede il suo interesse confliggente con l'albero, cioè, quindi siamo proprio all'anno zero. Allora la questione della partecipazione è un processo che parte da mettere in rete quelle che sono le scuole e dalle scuole, per esempio, come avviare un medibus nelle città, cioè quindi evitarsi tutto il trasporto automobilistico della mattina e dell'uscita dalla mattina all'uscita dalla scuola, di tanti che accompagnano i figli con la loro, quindi se cominciare a formare la cittadinanza per step su tutte quelle, come andare a fare la spesa senza l'auto, come andare a fare la, allora cominciarci a porre questi problemi. Cittadini che devono essere sensibilizzati, formati, ma soprattutto resi protagonisti, perché noi dobbiamo lanciare anche delle comunità interattive di cittadini che partecipino a questo progetto. Allora se questa azione avviene parallelamente sul tavolo del nostro programma e se noi diciamo a questi cittadini comincia dal tuo condominio, noi abbiamo lanciato come Lega Ambiente la campagna condominio 55.0, che significa ogni condominio si deve avere il problema non solo dove parcheggia la macchina, ma se tiene un tetto giardino, se fa il risparmio energetico, che consumo idrico fa, che raccolta differenziata fa, che assistenza fa all'interno del condominio ai soggetti svantaggiati, le persone sole, gli anziani, eccetera, e si comincia a creare dal basso quest'idea di una comunità coesa che si rende cosciente. Allora noi attraverso queste metodiche che stiamo cercando di sviluppare con i cittadini di Portici, noi dobbiamo arrivare ad un modello che ovviamente sarà parziale, sarà discreto rispetto a questa situazione, ma al quale noi dobbiamo cercare di pervenire. Allora io dico, già il fatto che qua non ci sia la cittadinanza è un problema, perché ci stiamo parlando tra addetti ai lavori, però noi ci conosciamo da tantissimi anni e diciamo proprio le stesse cose tutti quanti. Allora qua c'è un problema da porsi, non come dici Salvatore Paci, io non mi spendo niente perché la campagna elettorale, quindi questo non mi porta proprio niente. Il problema è che pure uno che uscente deve dare alla cittadinanza una risposta rispetto a delle cose, e dobbiamo smetterla di pensare al cittadino solo come quello che vota, perché il cittadino è quello che deve partecipare alla vita, è proprio cittadino in quanto tale. Allora lo sforzo politico è quello di emanciparlo, di renderlo protagonista, di fargli assumere delle responsabilità, perché non esiste cambiamento senza anche la responsabilità del singolo. Ognuno deve cambiare i propri stili di vita, si deve adattare a queste necessità e quindi deve condividere gli obiettivi. Allora l'azione, e termino con questo, secondo me deve essere molto integrata, non può essere assolutamente tecnicistica, oppure quella è una vuota parte molto illusoria, perché la vera azione è quella di una partecipazione, di una condivisione e di strategie multiple che tutto insieme ci danno dei risultati, sapendo che non dobbiamo pensare a strategie che possano avere effetti di lungo periodo, ma dobbiamo avviare adattamento, resilienza, cioè quindi tutta la situazione già da oggi, piccoli passi ma ben coordinati. Grazie Anna.